Questi sono soldati italiani all'attacco di un caposaldo fortificato. Appartengono a un reparto di fanteria speciale e sono forti, sobri e valorosi come tutti i fanti. Ma un particolare li distingue dagli altri. Essi scendono dal cielo. Per scendere dal cielo occorrono un cuore saldo e un organismo perfetto. Sono le premesse fisiche indispensabili di un calmo coraggio, di un cosciente slancio e di una decisa volontà. Ma non basta. È necessario ai paracadutisti il pieno possesso di complesse e vaste cognizioni che vanno dalla balistica alla meccanica, dalla topografia alla logistica. Essi li apprendono con l'ausilio dei mezzi didattici più moderni da ufficiali qualificati da una precisa competenza e da una dura, spesso eroica esperienza. Essere paracadutisti significa appartenere ad una scelta aristocrazia umana, nella quale le capacità originarie di ciascuno sono affinate e potenziate da un rigoroso allenamento. Dopo un accurato addestramento preatletico, i paracadutisti apprendono le diverse tecniche del combattimento individuale e di gruppo. E insieme, con veloce ma attenta gradualità, conquistano un perfetto dominio delle varie fasi del lancio, schematizzato nei suoi movimenti fondamentali. Così il giorno del primo collaudo. Schierati all'ombra degli aerei che li trasporteranno, i paracadutisti ascoltano gli ultimi ordini e gli ultimi consigli dell'ufficiale istruttore.
bordo, i battiti del cuore scandiscono i pensieri degli uomini su un metro a volta solenne e concitato. Nel preciso istante stabilito, l'ufficiale istruttore si lancia deciso e i suoi uomini lo seguono in una successione cronometrica. Ogni perplessità ora si dissolve sotto la grande sferza del vento. La terra si avvicina in un'offerta leale e imminente che è come un premio al coraggio. Dopo tre lanci, ogni paracadutista ha il suo brevetto ed è pronto agli impieghi di guerra. Azioni di sorpresa, fulminee e definitive si realizzeranno per il suo decisivo intervento. Riassumo il tema della manovra. Lancio oltre le linee nemiche, a ridosso di un fiume. Eliminazione di nidi di resistenza, costituzione di una testa di ponte e sua sistemazione a difesa fino all'arrivo dei rinforzi paracadutisti. Il caposaldo nemico è stato espugnato e la testa di ponte a cavallo della strada è saldamente stabilita. L'ufficiale comandante del reparto dà per radio via libera ai rinforzi che arrivano veloci, preceduti dal rombo amico dei motori. Già il cielo si riempie della nuova meravigliosa avventura dei paracadutisti. Essi sono fanti, semplici, forti e pazienti come tutti i fanti, ma scendono dal cielo, fragili come gli uomini, armati e intrepidi come arcangeli guerrieri.